Ciao! Bentornati! Io sono Barbara. E io sono Lara. E oggi faremo un nuovo video back to school. Ecologico. E creativo. Voi sapete che abbiamo fatto in passato tanti video sulla cancelleria, l'organizzazione della cancelleria. E l'ordine della scrivania. Ebbene, oggi realizzeremo un portapenne con degli oggetti riciclati che abbiamo in casa. E con la colla Prit. Ah, e guardate il video fino alla fine, perché scoprirete come vincere un premio super ecologico grazie a colla Prit. E quindi partiamo con il nostro tutorial ecologico. Perché ecologico? Perché il pianeta ha davvero bisogno del nostro aiuto. Guardalo in questa storia. C'era una volta Mr. Prit. Eccolo, un prode avventuriero ed esploratore, amante della natura, che un giorno decise di partire per l'Oriente. Durante il suo viaggio nelle foreste pluviali cinesi incontrò una scimmia che gli disse che stavano per finire i panda. Mr. Prit non capì subito. La foresta era così piena di animali, sembrava veramente impossibile. Ma poi si documentò e scoprì che i panda erano davvero a rischio di estinzione. Ma il panda non è più a rischio di estinzione. Esatto, è recentissima la notizia che il panda si può considerare salvo. Non è più un animale a rischio di estinzione, ma anni fa ne erano rimasti veramente pochissimi esemplari e infatti era diventato l'animale simbolo del WWF. E solo con grandi sforzi si sono raggiunti questi risultati, che andranno continuati e portati avanti anche nel futuro. Ma noi non viviamo in Asia. Lo so, ma tutti viviamo sul pianeta Terra e possiamo cercare di ridurre gli sprechi, riciclare gli oggetti e scegliere prodotti più naturali possibili. L'impegno di Mr. Prit dopo quel viaggio fu di rendere la sua colla sempre più sostenibile e infatti oggi è passata dal 90 al 97% di ingredienti naturali. Fa bene alla natura. Esatto, e io da mamma sono più contenta se utilizzi prodotti sicuri. Ma torniamo al back to school. Era meglio l'Asia. Allora faremo un progetto creativo a tema Asia. Abbiamo parlato di panda. Tu sai cosa mangiano? Sono erbivori. Esatto, mangiano tantissimo bambù. E il bambù viene utilizzato anche per produrre tantissimi oggetti. È super sostenibile perché ha una crescita molto veloce e in futuro verrà sempre più utilizzato per fare sia oggetti ma anche per creare le bioplastiche. Ad esempio, le bacchette per il sushi sono fatte di bambù. Ah. E oggi utilizzeremo anche loro nel nostro progetto creativo. E adesso però cominciamo. Dai! Cominciamo subito con il nostro tutorial. Allora, useremo ovviamente Mr. Prit, ma in versione colla. E visto che oltre al tubetto original, questo qui classico che conosciamo tutti, hanno fatto anche la versione tematizzata col cappellino e con altri modelli tipo l'Egitto, ma noi appunto siamo andati in Asia e useremo questo con il cappellino a cono. Poi ci serviranno pure... Abbiamo parlato di bambù, delle bacchette per il sushi, un foglio di carta, delle forbici, del filo dello spago, del filo di carta o della raffia, quello che avrete andrà benissimo, un bicchierino di carta. In questo caso ho riciclato un bicchiere delle feste, quelli che avanzano dai compleanni o dalle occasioni. Il foglio di carta che ho qui mi servirà per rivestire il bicchiere perché voglio mandare via questi piratini. Cominciamo col nostro progetto creativo. Inizio come prima cosa a tagliare il bordo del bicchiere perché non mi serve. Se resta qualche pezzettino non è un problema perché tanto tra poco verrà ricoperto. Prendo la misura e taglio la carta lasciando un bel po' di margine che mi servirà per la piega. Vado a incollare il bicchiere alla carta utilizzando lo stick Prit. Passo la colla uniformemente sul foglio e poi arrotolo. Posizioniamo il bicchiere, andiamo a foderarlo e sigilliamo bene le estremità. Adesso passiamo la colla Prit nella parte bassa e facciamo tanti piccoli tagli. Sarà molto più facile e anche divertente girare tutte le linguette e farle aderire perfettamente al bicchiere. Facciamo la stessa cosa sopra, tagliando però prima la carta eccedente e poi procedendo nello stesso modo, ossia passando la colla Prit, facendo i taglietti e piegando tutte le linguette. È molto divertente
ed è anche rilassante. Iniziamo a posizionare le bacchette. Le attaccheremo lasciando il bicchiere un po' sollevato, tutte intorno a raggiera. Prendiamo la misura e spalmiamo la colla Prit direttamente sulla bacchetta. Basterà premere qualche istante e farà subito presa. Continuiamo finendo il giro, lasciando un po' di spazio tra una bacchetta e l'altra. Fate attenzione a metterli tutti alla stessa altezza e controllate che sia stabile. Siamo arrivati al momento dello spago. Facciamo un piccolo cappio e giriamo il filo a zig zag per 2 o 3 giri. Questo servirà non soltanto per abbellire il nostro portapenne, ma anche per dargli solidità e resistenza. Continuiamo a decorare. Possiamo incollare un po' di corda sulla parte bianca. È facilissimo, basta strofinare il filo direttamente sullo stick Prit e poi attaccare la corda nel modo che più ci piace. Dopo aver finito è utile fare alcuni giri alternati come abbiamo fatto sopra anche nella parte in basso. Ma visto che Mr. Prit è stato in Asia, dedicheremo questo portapenne ai panda. Sì, usando questa decorazione. Però manca qualcosa. Il bambù. Giusto. Possiamo disegnare delle foglie in queste aree rimaste bianche e poi colorarle. Ecco fatto, ma mi è venuta un'altra idea. Quale? Tu sai che colla Prit è anche colorata, giusto? Certo. Beh, potremmo usarla per colorare velocemente ed incollare nelle altre foglie. Ma dove? Vabbè, aspetta e vedrai. Per prima cosa mi disegno i contorni delle foglie con il pennarello. Dopo passo lo stick Prit verde, e guardate quanto colora bene, e poi ritaglio le mie foglioline. E me le vado ad incollare proprio sulle bacchette posteriori del mio portapenne. Sembra una vera pianta di bambù in questo modo. Hai ragione, il nostro lavoretto è finito e trovo che sia carinissimo. Non ci resta che riempirlo di pennarelli e c'è abbastanza spazio anche per mettere lo stick di colla Prit. Ovviamente per i lavoretti a casa o per trattare grandi superfici è consigliabile lo stick Prit Original grande, quello da 43 grammi. Mentre per le mani dei più piccoli o per ufficio e scuola ci sono anche i formati da 11 e da 22 grammi, riciclabili, senza solventi e col 97% di ingredienti naturali. Ah, stavo per dimenticare, Mr. Prit non è stato solo in Asia, trovate tutti i suoi look da esploratore sui tubetti, scoprite dove è andato, sia nella variante original che in quella colorata, come ad esempio il tubetto green che abbiamo utilizzato per fare le foglioline, ma c'è anche quello blu. E ricordate anche le linee fan color per incollare, colorare e decorare e la linea glitter per lavoretti super scintillanti. Bene, rifatelo anche voi a casa se vi è piaciuto il nostro progetto, ma devo dire è super comodo, è super utile ed è super ecologico. Mamma, ma il premio di cui parlavi? È vero! Eccolo qui! È un super ecologico gardening kit di Clementoni. Leggi in descrizione come partecipare al concorso e seguiteci su Instagram per vedere come è fatto e imparare il decalogo di Mr. Prit e salvaguardare l'ambiente. E grazie per aver guardato questo video e il nostro tutorial e soprattutto grazie alla colla Prit e a Mr. Prit. Ragazzi, un bacio a tutti quanti, continuate a seguirci per altre cose creative, video sulla scuola, sul back to school e soprattutto seguiteci su Instagram per vedere da vicino questo premio e per imparare il decalogo di Mr. Prit. Ciao ragazzi, un bacio a tutti quanti. Ciao!